Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti, puntuale come un orologio elvetico, arriva ora il prode Tajani a difendere la bandiera dell'Unione Europea. Cos'è accaduto? È accaduto che nei giorni scorsi Claudio Borghi, senatore della Lega, da sempre in prima linea nella giusta battaglia contro l'Unione Europea e contro l'euro, ha annunciato che è stata proposta una legge in grazia della quale non sarà più obbligatorio esporre negli edifici pubblici istituzionali il vessillo dell'Unione Europea. Dunque solo il tricolore ed eventualmente la bandiera regionale si dovranno esporre obbligatoriamente laddove la bandiera europea potrà essere liberamente esposta senza alcun obbligo. Ebbene, questa norma, che come dicevo è sicuramente da accogliersi favorevolmente, a patto che venga intesa come un primo passo verso l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'euro e non certo come un traguardo finale, ebbene questa norma di buonsenso, massimamente condivisibile, adesso viene contestata da tutti e anche da Tajani, il quale Tajani ha detto che è da ignoranti deridere la bandiera europea. Ora mi permetto di rivolgermi accoratamente al signor Tajani, facendogli pacatamente notare che non si tratta di deridere o schernire la bandiera dell'Unione Europea, si tratta semplicemente di non riconoscervisi necessariamente e soprattutto di non essere obbligati a esporla all'interno del proprio Stato sovrano nazionale. D'altro canto, vorrei chiedere altrettanto pacatamente al signor Tajani, che parla con una certa supponenza, quale altro paese dell'Unione Europea ha ad oggi l'obbligo di esporre nei propri locali pubblici istituzionali la bandiera dell'Unione Europea? Provate voi stessi a documentarvi, la risposta sarà davvero sensazionale.